telespettatori di Rossini TV, in questo bel pomeriggio di ottobre io mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in strada della Romagna 161 e sono qui non solo per trascorrere delle ore insieme a voi, ma soprattutto sono qui per un bellissimo evento, Inauguration Day, inaugurazione ufficiale della nuova concessionaria del gruppo Pieralisi per i due brand Omoda e Jaecoo. Venite con me con le telecamere di Rossini TV perché vi mostreremo i bellissimi spazi di questa concessionaria e soprattutto parleremo con Luis e il suo staff. Come potete vedere sono all'interno di questa bellissima concessionaria, si sta svolgendo questo Inauguration Day, questo bellissimo evento, tantissima gente davvero interessata ai due brand, un bel aperitivo e buona musica. Allora Luis, ci siamo, oggi direi che è una bellissima giornata, l'inaugurazione ufficiale di questa nuova concessionaria dove tu sei a tutti gli effetti, lo possiamo dire, il responsabile. Allora ti chiedo di raccontarci un po' chi sei e che cosa fai e che cosa succede oggi in questa giornata speciale. Sì, innanzitutto grazie mille a tutti i presenti per essere qui e oggi è il giorno dell'inaugurazione del nostro nuovo salone Omoda e Jaecoo, che sono i due nuovi brand che la famiglia Pieralisi ha deciso di portare su Pesaro proprio per appunto dare ai suoi clienti, sia quelli già clienti che quelli nuovi, e un brand, una novità. Ecco, questa novità, un brand che è sinonimo di qualità, che è sinonimo di sicurezza, visto le sue 5 stelle all'Euro NCAP, e che sicuramente farà molto parlare di sé da qui al futuro. E stile giovanile, moderno, tecnologico, quindi siamo sicuri che con questa scelta l'azienda Pieralisi porterà avanti altri tantissimi anni di successo come fino ad ora ha fatto con altri brand che ha gestito fino ad oggi. E comunque sono quasi 70 anni, andiamo verso i 70 anni dell'azienda Pieralisi, e questo è, come tra virgolette, così un piccolo regalo anticipato che si è voluta fare per regalarlo poi di conseguenza tramite questi prodotti ai suoi clienti. Ecco, e oggi svolgiamo questa inaugurazione, questo giorno dove presentiamo un po' la concessionaria, presenteremo le macchine, lo staff, quindi anche il nostro organico interno di Pesaro, perché a Pesaro non ci sono solo le vendite di Omoda e Jaecoo, ma anche quello che riguarda l'assistenza, il servizio, ricambi, eccetera. Quindi gestiremo il cliente a 360 gradi. Allora Luis, però facciamo un po' un passo all'indietro e raccontaci bene chi è l'azienda Pieralisi. Sì, l'azienda Pieralisi nasce nel 1958 e da quel momento fino ad oggi comunque sia portavoce per la Regione Marche di qualità, di affidabilità e soprattutto di enorme presenza, soprattutto per la propria clientela, perché si è sempre cercato di portare avanti uno spirito dove il cliente è al centro di tutto, è diciamo il nostro very important people, ecco. Quindi fondamentalmente parlando abbiamo messo il cliente al centro della nostra attività principale, e oggi i numeri ci hanno dato comunque ragione, hanno dato ragione all'azienda Pieralisi proprio perché siamo presenti sul territorio marchigiano, sia su Pesaro che su Ancona che su Iesi, anche con altri brand come Volvo eccetera, e anche con le assistenze dei relativi brand, proprio perché da quel 1958 ad oggi è sempre stata portata avanti questa filosofia, con la testa, con il cuore e con tanta voglia di fare per la propria clientela. Ecco, tu invece personalmente da quanto tempo collabori con loro e come mai la scelta poi di aprire proprio qui a Pesaro e con questi due brand? Ma io sono tra virgolette una new entry, perché vengo da un altro brand e abbiamo sposato assieme sia io che il nostro collaboratore Matteo, assieme alla famiglia Pieralisi, questa iniziativa, questa avventura, e Pesaro proprio perché comunque la famiglia Pieralisi, essendo già presente nel
del territorio ha pensato che questi brand fossero i giusti brand per la tipologia di clientela presente qui nel territorio. Ricordo che questi brand, come appunto ho detto precedentemente, sono brand giovanili, sono brand tecnologici, alla moda, e c'è anche questo gioco di parole, o moda, che mi piace molto dire che è sia comoda che alla moda. E la cosa bella è che offre 7 anni di garanzia, quindi riusciamo a dare al cliente un prodotto che è sinonimo di quello che fino ad oggi la Pieralisi ha voluto essere per la propria clientela. Ok, prima di ritornare ovviamente a parlare di questi due brand magari in maniera anche un po' più dettagliata, ti chiedo che cosa ti aspetti effettivamente dall'apertura di questa nuova concessionaria in termini proprio di clientela, un po' anche come va questo settore, diciamo. Ma sicuramente il settore dell'automotive in questo momento non sta attraversando il periodo migliore in assoluto, però resta il fatto che comunque sia in qualche modo bisogna fare delle scelte, bisogna andare avanti, bisogna rischiare e cercare di trovare quei nuovi spunti per potersi risollevare da questo mercato che comunque sta subendo un po' di incertezza, ecco, anche se noi da questi due brand ci aspettiamo veramente un qualche cosa di nuovo, di innovativo, e stiamo dando ai clienti un prodotto che, come ci piace dire, ad oggi lo pagano meno rispetto a quello che vale veramente, quindi la qualità per la prima volta forse riusciamo anche a vederla oltre che toccarla, e anzi invito la clientela a venirci a trovare qui in showroom proprio per provare, testare con gli occhi, con mano e anche col piede, con un test drive, queste nuove vetture. Quindi ad oggi sono scaramantico, quindi non voglio fare delle previsioni, però sono sicuro che la scelta della società Pieralisi è una scelta lungimirante e che col lungo andare, con il lavoro, con l'impegno e l'umiltà che contraddistingue l'azienda e i valori aziendali, sicuramente ripagherà. Allora Matteo, tu invece ufficialmente sei il venditore di questa nuova concessionaria. Allora, in qualità di venditore ovviamente ti chiediamo, no, quali sono i modelli in vendita qui da Omoda e Jayco. Allora, qui da Omoda e Jayco abbiamo la Omoda 5 e la Jayco 7. E due modelli direi diversi tra di loro, diversi per la forma, sicuramente due forme decisamente diverse, una molto più elegante e sinuosa, l'altra decisamente più compatta, più decisa, più muscolosa, e con la stessa alimentazione, quindi si parla sempre di un motore 1.6 turbo benzina da 147 cavalli e 290 Nm di coppia. E con alimentazione a benzina o a benzina GPL, si può montare anche l'impianto GPL. Allora Matteo, facciamo una cosa, andiamo a vedere questi due modelli di auto un po' nello specifico, così magari ti chiedo altre curiosità. Qui Matteo ci troviamo accanto a una Jayco 7, che ci racconti di questa bellissima auto? Allora, quest'auto, partiamo dal presupposto che è una macchina incentrata più ad un uso familiare piuttosto che a un uso sportivo. E è una macchina di 4,50 m, quindi si parla di un bel segmento. E un bagagliaio molto molto capiente, adatto a qualsiasi tipo di esigenza, ad esempio caricare delle bici, valigie, molto molto importante. Ruote da 19 con cerchi in lega, e specchietti completamente retraibili, maniglia scomparsa, accensione da remoto, quindi faccio un esempio, la macchina sotto il sole a 40 gradi non piace a nessuno, quindi io tranquillamente dal telecomando posso decidere di accendere la macchina un minutino prima di usarla, così che la macchina, appena sono pronto per entrare, possa essere tranquillamente rinfrescata o riscaldata, anche dipende poi dalle impostazioni dell'aria condizionata e del riscaldamento che sono appunto state lasciate in precedenza. E degli interni invece che cosa mi racconti, Matteo? Allora, all'interno abbiamo un cambio automatico a 7 marce e abbiamo due tipi di allestimento per la macchina, una trazione anteriore, completamente anteriore, e una trazione a 4x4. Nella versione a trazione anteriore possiamo trovare i sedili anteriori riscaldati. Nella trazione 4x4 invece abbiamo sì i sedili anteriori riscaldati, ma anche ventilati, oltre che nella parte anteriore, anche dalla parte posteriore. Volante riscaldato, un grande schermo
molto molto comodo per l'uso magari del telefono, per evitare anche la distrazione. Infatti la macchina è dotata anche di un sistema di intelligenza che rileva appunto gli occhi del conducente per avvisare sia la distrazione e la stanchezza del conducente. Quindi mi dicevi, tornando un po' al target di riferimento, mi dicevi che lo consiglieresti principalmente a delle famiglie, diciamo. Hai qualche feedback già da acquirenti? Allora, si può dire che i clienti sono molto soddisfatti. È una macchina molto sicura, molto comoda, attualmente la macchina più sicura sul mercato, con l'89% di incolumità dei passeggeri. Dalla parte del cliente abbiamo riscontrato degli ottimi feedback, non ci sono state, si può dire, delle lamentele, non ci sono stati dei complaint da parte dei clienti. È una macchina che per un prezzo come questo, è una macchina che vale molto più di quello che costa. Devo dire, Matteo, che questo davvero, oltre ad essere un meraviglioso modello, è un bellissimo colore. Possiamo trovare comunque altri colori, altre varianti? Assolutamente sì, oltre a questo azzurro molto molto chiaro, molto molto bello, e possiamo trovare chiaramente una versione total black, una colorazione in grigio chiara e un verde, secondo me, molto molto elegante. Qui Matteo invece ci troviamo accanto all'altro modello, Omoda 5, raccontaci di questa meraviglia. Allora, Omoda 5. Abbiamo una macchina leggermente più piccola rispetto alla JQ, si parla di 4,38 m, con la stessa motorizzazione, quindi si parla sempre di un motore 1.6 turbo benzina da 147 cavalli. Internamente, come differenze possiamo trovare i sedili anteriori che possono essere riscaldati e ventilati, al contrario invece della JQ che si possono anche riscaldare i sedili posteriori. Volante completamente riscaldato, tettuccio apribile e videocamera a 360 gradi, quindi per le manovre direi che è il top che si può trovare. Cerchio da 18 completamente in lega, quindi un po' più piccolo rispetto alla JQ. Specchietti completamente richiudibili alla chiusura e accensione da remoto, anche qui appunto la somiglianza con la JQ. E ricordiamo ai telespettatori di Rossini TV che sia JQ 7 che Omoda 5 sono comunque auto con cambio automatico, corretto? Esattamente, corretto, cambio automatico a 7 rapporti, sia per Omoda sia per JQ. Ti vorrei chiedere adesso qualche dettaglio in più, ovviamente, degli interni e poi i colori disponibili. Assolutamente. Allora, all'interno troviamo di grande impatto un grande schermo centrale, anzi doppio schermo da 13 pollici ciascuno. Per tutta la parte invece che riguarda gli ADAS, sono tutti interamente controllabili dal volante, dalla distanza di sicurezza, cruise control adattivo, frenata d'emergenza, tutto quanto selezionabile dal volante. Due grandi scomparti nella parte centrale tra il sedile del passeggero e del conducente. E inoltre, grande comodità, un avviso per la stanchezza e la distrazione per il conducente. Colori disponibili sono chiaramente una versione total black come questa, una versione bianca, blu e due versioni di grigio, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro. Una particolarità da sottolineare per la versione premium e comfort come differenza è il tettuccio e un piccolo dettaglio rosso sullo specchietto e sulla minigonna. Matteo, a chi consiglieresti invece questo tipo di auto? Per la linea la consiglierei di sicuro a un target molto giovanile. È una macchina molto giovanile, ma non per questo si discosta anche da un pubblico più adulto, da un target più adulto. È una macchina che prende qualsiasi target a 360 gradi. E anche qui, Matteo, ti chiedo magari qualche feedback dai primi acquirenti. I primi feedback sono direi eccezionali, la macchina si presenta molto comoda, confortevole, molto silenziosa. Parlando appunto di insonorizzazione, c'è anche uno studio alla base per questa insonorizzazione, anche la forma del cerchione è studiata apposta per ridurre la resistenza all'aerodinamica, quindi ridurre i consumi e aumentare quindi l'insonorizzazione della macchina. Finalmente entriamo nel vivo della parte degli acquirenti, di coloro che hanno acquistato queste meravigliose auto. Allora, ti chiedo, tu che modello hai acquistato? Allora, ho acquistato l'Omoda 5 e pochi giorni fa, qui a Pieralisi. Benissimo, come ti stai trovando? Allora, molto molto bene, è una macchina praticamente, ero un po' scettico all'inizio,
però l'ho provata un mesetto fa circa e mi ha dato belle soddisfazioni. Adesso che ce l'ho, veramente ottima come macchina. Pensavo era un po' incerto, invece adesso sono convinto di quello, dell'acquisto che ho fatto. Bene, e qual è il valore aggiunto secondo te di quest'auto? Allora, sicuramente è perché c'ha tutti gli optional integrati col prezzo da listino praticamente. Quella secondo me è la cosa principale, la cosa più che diciamo rende questa macchina forte come prezzo e come qualità. Se vediamo altre categorie non sono a questo prezzo con questi optional, possiamo dire. Cosa ne pensi invece del gruppo Pieralisi? Allora, mi sono avvicinato da poco, però a livello di assistenza, quando sono venuto anche a chiedere informazioni per la macchina, sono stati veramente gentili. Ho trovato del personale veramente preparato e a tutte le domande che io ho chiesto mi hanno saputo rispondere senza nessun problema e anche quello è stato il forte per poi acquistare la macchina qua da loro. Da oggi il gruppo Pieralisi vi aspetta ufficialmente a Pesaro in strada della Romagna 161 per conoscere più da vicino questi due bellissimi brand, Omoda e JQ, davvero due novità assolute nel mercato automobilistico e soprattutto vi aspetta la professionalità e la simpatia di Luis e Matteo. Un grande abbraccio da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!